Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, benvenuti mia family in questo nuovo vlog che probabilmente dovrebbe intitolarsi Il viaggio della speranza, perché io non so come andrà questa giornata. Sto per partire per l'Italia, ho controllato la situazione all'aeroporto di Amsterdam ed è delirante. Ci sono file di persone sia per il check-in che per la security. Nel frattempo mi preparo, ragazzi, sono struccata, appunto, ci trucchiamo assieme. Iniziando con l'SPF immancabile. Questo è quello di Epoda, mi ci sto trovando benissimo. E appunto la situazione è un delirio. Io non so come andrà questo viaggio. Io spero di riuscire a prendere l'aereo, ragazzi. Che tra l'altro già la situazione è caotica, per non dire altro, qui ad Amsterdam. Ci sono letteralmente c'è la fila di persone. Sia per imbarcare il bagaglio che per la security fino all'autostrada, cioè letteralmente una fila di persone che va dalla security, ok, al secondo piano dell'aeroporto, tutto serpentina fino a fuori che arriva fino all'autostrada. Non ti fanno andare più di 4 ore prima perché altrimenti dicono che crei code. Non sono riuscita a fare l'upgrading business perché non era disponibile per il mio volo, purtroppo non so come mai, ma non era disponibile e quindi non ho la priority per la security perché appunto se voli business hai l'imbarco prioritario ma anche la priority al controllo sicurezza. E quindi io onestamente non so come andrà, che tra l'altro se riusciamo a prendere il primo volo, ragazzi, veramente oggi io non lo so se ce la faremo, se riusciamo a prendere il primo volo, poi ho uno scalo, cioè veramente questo è, cioè io non so come mi è venuto in mente, fondotinta applico questo di Clinique, lo scalo è a Francoforte, sempre se riusciamo ad arrivarci a Francoforte, e che tra l'altro, allora, Francoforte ha vinto il premio, purtroppo. Purtroppo questa cosa è venuta fuori dopo che avevo prenotato il volo, ovviamente. Francoforte ha vinto il premio come peggior aeroporto in Europa. Il primo o il secondo peggiore? Boh, vabbè, il secondo peggiore aeroporto in Europa come per cancellazione, per numero di cancellazione voli. Ragazzi, il 45% tipo dei voli all'aeroporto di Francoforte vengono cancellati quotidianamente. Ho visto video di persone ferme a Francoforte da giorni, quindi io non lo so oggi se ce la faremo ad arrivare in Italia. Mi auguro di sì, ma sarà veramente il viaggio della speranza, cioè deve filare tutto liscio, ragazzi, altrimenti è un casino. E oggi veramente mi farete compagnia, perché naturalmente viaggio sola, sto tornando a Trieste dalla mia famiglia. E quindi mi farete compagnia voi. Ho deciso alla fine di non imbarcare il bagaglio, ma di portare solo il bagaglio a mano per questo viaggio, in modo che se dovesse andar perso non devo poi andare a cercarlo, a recuperarlo, anche perché potrebbe darsi, avendo uno scalo, che se lo perdono, me lo perdono a Francoforte e io poi quindi dovrei tornare a Francoforte per cercare il mio bagaglio, che sarebbe anche fattibile con l'AirTag che ho preso, ritrovarlo tra una montagna di bagagli, perché purtroppo questo è quello che sta succedendo in tantissimi aeroporti europei e non solo. Ma appunto, se riesco ad evitare e non lo imbarco, è meglio perché appunto, se me lo perdono a Francoforte, comunque devo andare lì a recuperarlo, a meno che io non voglia aspettare mesi. E ho un'amica che le hanno perso il bagaglio e sta aspettando tipo da un mese, penso. Veramente il delirio. In realtà Amsterdam è stato premiato, cioè, se così si può dire, se Francoforte è il primo o secondo peggiore aeroporto in Europa. E l'aeroporto di Amsterdam è tipo il quarto peggiore in Europa. Quindi, veramente oggi, cioè, io non lo so, ragazzi. Io veramente non lo so. Ho prenotato con Lufthansa, di solito volo con KLM, con Transavia, ma stavolta la combinazione migliore, diciamo, era così. E poi da Francoforte ho lo scalo per Ljubljana, perché non volo in Italia, ma volo in Slovenia, perché in realtà è più vicino a Trieste l'aeroporto sloveno della capitale slovena Ljubljana, piuttosto che quello di Venezia, perché Ljubljana e Trieste sono tipo 50 minuti, diciamo, in macchina, mentre Trieste e Venezia sono tipo
un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, una cosa del genere. Blush, uso questo di Benefit, uno dei nuovi blush, si chiama Pom Pom, o Pom Pom con la M, ed ha questo colore, ragazzi, che è molto molto naturale. Naturalmente faccio un trucco veloce, perché insomma in realtà mi sto truccando più che altro perché sto facendo un vlog oggi, appunto, altrimenti probabilmente non mi sarei nemmeno truccata, ma visto che sarà anche un viaggio lungo, almeno saremo presentabili. Tra l'altro oggi sto indossando anche, la vedete, la t-shirt Gucci. Non mi piace per niente questa t-shirt. Se avete visto il mio video sulle cose che mi sono pentita, le cose costose che mi sono pentita di aver acquistato, questa spicca tra tutte praticamente, non mi piace per niente. Non so che cosa avevo in testa quando l'ho comprata, non è per niente nel mio stile, però vabbè, ce l'ho, era pulita, stirata, e quindi vabbè, usiamola per questo viaggio, tanto alla fine è una t-shirt comoda, anche se solitamente quasi quasi preferisco mettere la tuta quando viaggio, ma devo dire che ho praticamente solo tute troppo calde, troppo invernali, devo assolutamente prendere tute estive. Anzi, fatemi sapere quel che sito per delle tute carine, colorate, che non sia Pangaia, perché con le tute Pangaia non mi sono trovata particolarmente bene, tendono a restringersi tantissimo con i lavaggi e naturalmente anche con l'asciugatrice, certo, però non mi piace come qualità di tessuto. Sto facendo le sopracciglia con la matita, sempre quella di Charlotte Tilbury, e visto che prevedo già che me lo chiederete, perché me lo chiedete ogni volta che parto e mi chiedete sempre come stanno i gatti quando sono via, con chi stanno soprattutto, chi se ne prende cura, e questa volta c'è un'amica, la stessa. Se avete visto su Instagram, sono andata a prendermi cura dei suoi conigli nei giorni scorsi, perché lei era via, ma ritorna oggi, e quindi da oggi viene lei dai gattoni a prendersi cura dei gattoni, viene ogni giorno, abita anche abbastanza vicino a casa mia, insomma, quindi non vi preoccupate per i gattoni, che appunto mi chiedete sempre, ma Nicole, i gatti sono soli, come stanno? No, non potrei mai, assolutamente mai, lasciarli soli per una settimana intera, è una cosa assolutamente improponibile, e quindi quando sono via hanno sempre 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 qualcuno che va da loro ogni giorno, a meno che non ci sia Neil, che viene proprio a stabilirsi a casa mia spesso, lo sapete, lui ha una vita parallela qui ad Amsterdam e ha le sue cose, insomma, le sue compagnie, eccetera, quindi ogni tanto quando sono via, tipo a settembre che sarò via, ci sarà Neil qua, invece appunto questa volta c'è un'amica che viene ogni giorno. Nel frattempo sto bevendo il mio Starbucks, sempre lo skinny latte, che mi sta piacendo un sacco. Non penso che farò neanche colazione, devo volare subito in aeroporto, veramente non oso immaginare la situazione che troverò. Abbiamo fatto la base, metto solo ancora il mascara, un gloss o un rossetto e ci siamo. Mascara, applico questo di MAC, il MAC Stack, l'ultimo uscito, che mi piace moltissimo, ma devo stare attenta allo scovolino perché è un po' più grandicello di quelli che mi piacciono di solito, quindi posso sbavare. Tra l'altro, povero gatto Denver, ragazzi, è da quando è sempre così con Denver. Allora, la gatta non gliene frega particolarmente quando io vado via, però Denver è di una sensibilità veramente unica, e ogni volta che vado semplicemente giù in cantina a prendere la valigia, quando Denver vede che la valigia entra in casa, lui ha già capito che sto per partire e sta male. Infatti ieri, poverino, cioè, me lo sono coccolata tutta la sera, era costantemente appiccicato a me, cioè, letteralmente non mi lasciava andare in bagno e mi agolava tantissimo, perché lo sapete, Denver è molto vocal, Denver si fa sentire quando qualcosa non gli va bene, anzi fa sentire sempre, e ancora di più quando è preoccupato, e mi ha intenerito tantissimo, mi dispiace un sacco, cioè vi giuro, mi sento super in colpa quando devo andare da qualche parte e vedo Denver in queste condizioni. Adesso ha fatto tanta pappa, probabilmente si è addormentato, è andato tipo in coma da cibo, perché gli ho lasciato un sacco di pappa, e quindi metteranno su di nuovo quel chilo che hanno perso, mi sa, e però sì, è molto triste, poverino. Io
Non lo so, non, cioè, ho persino pensato di fare la valigia all'ultimo secondo, andarla a prendere all'ultimo secondo, perché se vado a prenderla il giorno prima, lui ci soffre già dal giorno prima quando io sono ancora qua, che mi dispiace un sacco, però non è purtroppo per me fattibile fare la valigia all'ultimo secondo. E una sola volta sono riuscita a nascondergliela, ma poi devo chiudergli questa stanza e mettere la valigia qua, ma non è tanto fattibile, anche se. Penso che per lui basti anche solo sentire l'odore della valigia che appunto già sa. Povero gatto Denver! Mi manca sempre tantissimo quando sono via. Voi non avete idea delle raccomandazioni che do per i gatti, cioè, senza parlare del fatto che naturalmente c'è la videocamera e quindi li guardo mentre sono, cioè, in viaggio, sempre li guardo. Ok, direi che ci siamo quasi. Mettiamo un rossetto, faccio in velocità con questo piuttosto che mettere la matita che ci metto un po' di più. Questo è il Pillow Talk Charlotte Tilbury, lo sapete, è uno dei miei rossetti preferiti, infatti, ormai. Siamo alla fine. Trucco fatto, ragazzi, super semplice. Ho fatto la coda perché non voglio avere i capelli che mi danno fastidio. Ho lasciato solo due ciuffetti davanti. E ci siamo, direi, ragazzi, let's go. Ciao, amori miei. Ciao, amore mio. Ciao, cucciolato, mi mancherai tantissimo. Mi mancherai da impazzire, gatino mio, duro bianco, lui. Bobo. Oh, mamma mia, gatto Denver, io sto già male a lasciarti. Io sto già male, mi dai bacini, grazie, Bubu. Nuovo soprannome di Denver è Bubu. Gatto Denver, Denver Bubu o Bubu Denver? Denver Bubu o Bubu Denver? Che bravo lui. Ok, lavati. Qui c'è la gatta, non gliene frega minimamente. Ciao gatta! Vabbè, ciao Ciao patatina. Ciao patatina. Ciao patatina. Vabbè, vabbè. Gli ho lasciato un sacco di giochini. Hanno un sacco di pappa. La sabbia è pulita. Ciao gattoni. Caro Bene, stiamo già iniziando. Malissimo direi, perché non ci sono Uber macchine disponibili. È già il terzo autista che mi cancella il viaggio. Adesso mi dice 7 minuti, però mi sta connettendo ad un autista. Adesso 9 minuti, continuo a connettere. Ok, trovato un autista. 9 minuti, cavoli ragazzi, quindi adesso devo aspettare 9 minuti. Va bene, non cambierà la vita 9 minuti in aeroporto, tanto cioè quando arrivo già non so cosa aspettarmi, quindi. Ok, ma la macchina c'è, cioè, habemus macchina. Ragazzi, no, mi è andata veramente benissimo perché qui di solito è pieno di gente e oggi non c'è nessuno. Cioè, è la mia fortuna, veramente non c'è nessuno. Ok. Ci siamo, ecco l'entrata dell'aeroporto. Non ci posso credere che non ci sia fila, fantastico, ragazzi. Ok, questa è la fila per la security, ragazzi, che sembra qualcosa di incredibile, ma credetemi, in confronto a quello che ho visto nei giorni scorsi questo è niente. Penso addirittura di avere anche un po' di tempo per prendere qualcosina da mangiare. Incredibile, ok. Sospiro di sollievo perché ce la facciamo. Ok, gate B, dobbiamo andare al B2327. B di qua. Devo dire che mi aspettavo molta più gente. Sarà che partono tutti di mattina, non lo so, ma oggi sono strafortunata. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Vi state portando tantissima fortuna, veramente, cioè vi giuro. Ho sentito e ho visto con i miei occhi delle file pazzesche qui, che arrivare e non vedere nessuno è una fortuna veramente enorme. Tra l'altro la fila alla security sarà durata 10-15 minuti, non di più, quindi veramente fantastico. Sono riuscita anche a prendere qualcosina per fare colazione perché ho bevuto lo Starbucks a casa e basta. Questo è quello che ho preso, un bicchiere di spremuta che ho già bevuto camminando. E poi un muffin ai blueberry al mirtillo che si è decisamente spiaccicato nella borsa,
ma spero che sarà buono. Sì, non ha un bellissimo aspetto, però ha un profumo di mirtillo che non è niente male. Facciamo l'assaggio in diretta. Molto dolce, vi dirò. Buono. Di solito preferisco quelle alla cioccolata, ma non c'era. Alla fine non è male. Purtroppo ragazzi, spero riusciate a sentirmi, primo intoppo, siamo bloccati in aereo ormai tipo, non lo so, da mezz'ora, e perché a Francoforte dicono ci sia tempo bruttissimo e quindi non ci fanno decollare. Quindi questo potrebbe essere un grosso problema. Il mio scalo è di tipo 4 ore, quindi anche se dovessimo fare 2 ore di ritardo, teoricamente dovrei farcela, ammesso che riusciremo a decollare, perché non lo so. Finalmente ragazzi, dopo un'ora fermi, ci stiamo muovendo. Non so se riuscite a vedere, ma sì. Piano piano stiamo andando verso la pista, che dopo aver ricevuto l'ok per il decollo si era rotto tipo un pezzo di non ben capito cosa, quindi, perché non conosco i termini tecnici, però adesso sembrano aver risolto tutto, ragazzi. Io, cioè, già che ho la paura di volare, il fatto che si sia rotto qualcosa, che ci sia temporale, non mi fa stare troppo tranquilla, però ormai sono qua. Non so se riuscirete a sentirmi con la musica altissima che c'è. Sono tipo in un chioschetto in aeroporto a Francoforte. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, perché vi giuro che non eravamo sicuri fino all'ultimo di decollare. E adesso il bello è che qui in Germania, perché adesso appunto devo fare uno scalo di diverse ore qui prima di prendere il secondo volo, e il fatto è che qui ci sono un sacco di tempeste, cioè tempo orribile, quindi stanno ritardando tutti i voli o cancellandoli, quindi io mi auguro di non restare bloccata a Francoforte, perché onestamente non è nei miei piani, nei miei desideri, ma può essere che, visto che mancano diverse ore, potrebbe essere che fino alle 8:30 di stasera il tempo migliora, spero, perché se peggiora sono fregata e rimango qua. Quindi tra un po' vi aggiorno. Nel frattempo sto mangiando niente, ho preso una coppa con le fragole, perché siccome sto guardando l'alimentazione, visto che appunto sto facendo palestra, voglio rimanere in un deficit calorico, e quindi oltre alla colazione appunto adesso sto mangiando questo. Poi penso che mi sto trattenendo, perché poi a cena, quando arriverò a casa, mia mamma mi compra sempre un sacco di cose da mangiare italiane buonissime, quindi penso che farò una mega scornacciata stasera. Mi sto annoiando da morire, ho fatto un giro a parte che nell'aeroporto di Francoforte ci sono pochissimi posti a sedere. Adesso ho trovato qui al gate, ci sono tipo i tavolini, però veramente non è semplice trovare un posto dove fermarsi. Sono riuscita anche a caricare il cellulare nel bar dove stavo prima, per questo sono andata lì, perché ho trovato qualche panchina, però non c'era il non c'era la presa per attaccare appunto il caricabatterie, e ero rimasta praticamente senza batteria, perché io sull'aereo ascolto musica a palla, che è l'unico modo per calmarmi. E tra l'altro ad un certo punto in volo hanno detto: siccome ci aspettiamo turbolenze, io oddio, però dai, è andato tutto bene, mi sono calmata, tutto a posto alla fine, non è stato così grave. Ma vedremo il secondo volo come sarà, che è appunto Francoforte Ljubljana. E solitamente a volte attorno ai monti sloveni eccetera un po' di turbulenze ci sono, però non chiamiamole. Comunque mi viene a prendere mio papà all'aeroporto di Ljubljana, non vedo l'ora, e tra l'altro sono anche felice di atterrare in Slovenia, perché mi manca tantissimo la Slovenia, mi manca parlare sloveno, mi manca sentire parlare sloveno. L'italiano già lo sento di più, che comunque
con voi parliamo sempre in italiano, cioè i vostri commenti sono in italiano, io vi parlo in italiano, e l'inglese lo parlo tantissimo in Olanda ovviamente, però e sento l'olandese quotidianamente, ma lo sloveno mi manca tantissimo, quindi anche se non mi fermo in Slovenia, perché poi da Ljubljana atterrerò tipo, non lo so, alle 9:30 o una cosa del genere, ammesso che non ci siano ritardi, quindi sì, non farò niente, tornerò direttamente a casa a Trieste, però almeno un pochino in Slovenia ci sono stata. Dovrei organizzare qualcosa per andare proprio in Slovenia qualche giorno, perché mi manca troppo, mi manca la capitale Ljubljana, che è bellissima. Andateci se non ci siete ancora stati, facciamo un po' di promozione, ma anche in realtà la costa, anche Porto Rose, i paesini, i posti insomma vicino a Trieste, subito oltre confine, sono posti che mi sono super familiari, in cui non vado da troppo tempo. E tra l'altro so che ci sono anche degli incendi terribili da un po' ormai, e che anche con la pioggia che c'è stata non si sono spenti, quindi sono so che sulla parte italiana, perché erano sia a ridosso del confine questi incendi, sia dalla parte italiana che dalla parte slovena, e mi sembra di aver capito che dalla parte italiana si sono risolti, ma dalla parte slovena purtroppo no, cosa che mi fa molto male al cuore, cioè mi fa male al cuore ovviamente in ogni caso, però penso alla Slovenia, che è minuscola, è veramente piccola, ci sono malapena 2 milioni, sì, 2 milioni e qualcosa di abitanti, ma è talmente piccolina, talmente poco, che sapere che un bel pezzo sta bruciando, ovviamente essendo slovena mi fa male al cuore, quindi... adesso ho sentito, tra l'altro, torniamo sul discorso, ho sentito in realtà che stanotte, cioè quando arrivo io praticamente a Trieste, e anche domani tutto il giorno dovrebbe diluviare, temporali, molto più fresco, diluvio, pioggia, vento, eccetera. Cioè, ma io dico, ragazzi, cioè vi lamentate tutti da 3 mesi che ci sono 50 gradi, ok? 50 no, diciamo 40, 40 gradi in Italia, che arrivo io, cioè deve arrivare il temporale, ragazzi, cioè spiegatemi sta cosa. Io in valigia ho messo solo sandali, vestitini estivi, un top, una gonna lunga e basta, e 2 giacchette jeans corte, ok? Quindi sono un po' fregata, tipo, perché praticamente gli unici jeans che ho sono quelli che sto indossando in questo momento, e le uniche scarpe chiuse che ho sono quelle che sto indossando in questo momento, e io sono convinta di andare in Italia a trovare il bel tempo, invece mi ritrovo la pioggia, non è possibile, quindi, ma dovrebbe essere solo domani, però almeno dovrebbe aiutare a spegnere questi incendi, quindi speriamo che aiuti, e speriamo che poi domenica torni il bel tempo, perché io mi sono organizzata, andiamo al mare tutto il giorno, quindi speriamo. Adesso sono qua al mio gate, non so se questo sarà il nostro aereo, ma potrebbe essere, e aspettiamo ancora una mezz'oretta e poi dovrebbe esserci il boarding. Ragazzi, proprio adesso che dobbiamo imbarcarci, qui sta per venire giù il diluvio, poco fa c'è stato un fulmine. Cioè, non so se lo vedete, ma sta arrivando un temporale. Ragazzi, io non mi voglio imbarcare sull'aereo con questo tempo. Cioè, letteralmente ci sono fulmini e penso che tra poco inizierò a diluviare. Oddio. Oddio. Che già non volo tranquilla, però se nel bel mezzo del temporale mi viene veramente l'ansia. Oh, mamma mia. Questo è veramente il viaggio della speranza, non dovevo dirlo all'inizio. Ragazzi, sono qua, cioè, perché se fossi ad Amsterdam, non, cioè, potrei pensare di tornare a casa e di non decollare con questo tempo, che sono a Francoforte, qua non posso restare, quindi non ho alternativa. Mamma mia, aiuto. Cioè, chi ha paura di volare mi capisce perfettamente, perché già sto in ansia di mio, se ci sono le turbulenze sto malissimo, piango. E nel bel mezzo del temporale, io lo so che i fulmini all'aereo non fanno nulla, però alla mia ansia fanno tanto, quindi fortuna all'aeroporto di Amsterdam oggi, ma sfiga per quanto riguarda il tempo. Sto letteralmente vedendo la pioggia che arriva, non la vedo bene.
non la vedo per niente bene. Aggiornamento ragazzi, stavo per imbarcarmi, metà aereo si era già imbarcato e in questo momento sta fermo, cioè la gente sta ferma nell'aereo, e l'altra metà delle persone dovevano ancora imbarcarsi, cioè tra cui io, e ci hanno fermati perché visto il temporale non ci fanno decollare, come immaginavo. Quindi adesso non posso fare altro che stare qui, sperare di non dover dormire a Francoforte, sperare che il temporale finisca, ma almeno mi godo questo bellissimo arcobaleno che adesso vi faccio vedere. Guardate che meraviglia, ce ne sono due in realtà, non so se li vedete, ma qui ce n'è uno e qui ce n'è un altro. Davvero davvero bellissimo. Quindi adesso l'alternativa è, se la smette di piovere e passa questo brutto tempo, ci fanno partire, ma ovviamente avremo ritardo. Questo significa che il posto che atterrare, non lo so, alle 9.40 atterrerò 10.11. Oppure lo scenario peggiore, che io mi auguro veramente non sia il caso, è che ci facciano dormire qua per poi partire domani appena il tempo migliora. Purtroppo succede verso la fine, cioè quando i voli sono la sera, tante volte li spostano il giorno dopo. Io vi giuro, spero che non succeda e speriamo che questo arcobaleno ci porti fortuna, ragazzi, perché veramente voglio arrivare a casa e non voglio dormire a Francoforte. Ragazzi, spero riusciate a sentirmi, ce l'abbiamo fatta. Le mascherine sono obbligatorie, quindi non posso toglierla per parlare, ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Il temporale è passato, ci hanno imbarcato e con un sacco di ritardo, non calcolo neanche più i ritardi di oggi, ma veramente sono già contenta se riesco ad atterrare. Quindi adesso ho sentito mio papà che è quasi arrivato all'aeroporto di Ljubljana e quindi finalmente tra un'oretta e un quarto circa potrò riabbracciarlo finalmente. Vi giuro che non avevo più speranze. Ce l'ho fatta, sono qua con mio papà che sta sta cercando di uscire dal parcheggio, ma non ce la facciamo. Ok, papà, di ciao. Ciao a tutti. E adesso stiamo andando verso Trieste. Adesso da Ljubljana ci sarà teoricamente sarebbero tipo 45 minuti di strada, 50, ma visto che mio papà guida pianissimo probabilmente ci metteremo un'ora e mezza. Però sono molto contenta di essere qua, fa caldissimo ragazzi, io vi giuro, a Francoforte e in aereo avevo un freddo, che tra l'altro ci sono state delle turbolenze non molto simpatiche in aereo, ma per fortuna non sono durate molto. Devo dire, entrambi i voli non è che siano stati proprio fantastici, però finalmente sono qua ragazzi. Io adesso mi mangerò un panino finalmente e penso che vi saluterò qua direttamente, perché una volta arrivata a casa, calcolate che sono le 11, e una volta arrivata a casa tipo all'una, due di notte, non so che ora sarà, mi lancerò a letto. Quindi vi do la buonanotte adesso, buongiorno in qualsiasi momento state vedendo questo video. Un bacio grande, siete pronti per l'abbraccio finale? Venite qua che vi abbraccio forte forte forte. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Siccome mio papà ha sempre questi aneddoti, in realtà prima di salutarvi vi devo far vedere, anche se non so quanto vedrete, ma ci siamo fermati qua apposta. Adesso vi racconta mio papà la storia. Cioè, la storia. Adesso vi racconta mio papà. Vai, papà. Mio zio ha fatto il pilota a Capua, vicino a Caserta, a Napoli. C'era un grande aeroporto. Tutte cose che io sto scoprendo adesso. Ecco, ok, vai. Capua. Sì. È una scuola di aviazione. Ok. Poi, finita la guerra, gli è stato chiesto se vuole restare o in aeronautica militare o andare in aeronautica civile. È andato nella civile e pilotava questi DC-9, DC-10. Prima di andare in pensione ha preso un rotame del DC-9 che sarebbe qua, questo, cioè proprio questo aereo qua, che sarebbe questo qua, che una volta volava ma poi appunto l'hanno messo in disuso, ecco, e ha fatto un bar.
lì c'è la scala, si entrava, c'è... Hanno... Cioè, questo bar poi c'era per 20 anni, l'hanno tenuto fino a quando, ecco, adesso non c'è più. Sì, però l'aereo è ancora intatto, logicamente i motori non ci sono, le turbine ci sono lì ma sono vuote. E dentro c'è il bancone, ci sono i banchetti, ti prendevi la Coca-Cola. Che bello però! E quindi se atterrate a Ljubljana, ricordatevi che questo aereo è qua grazie a mio zio. No, il zio di mio Stefan, papà, che sarebbe Czech mio Stefan. Secondo zio. Ecco. Ok. Ecco. Ta-da! E la compagnia slovena una volta si chiamava Adria, che adesso non esiste più, però eccola qua. Adria Airways. Ok, siccome mio papà è perfezionista e voleva che ve lo facessi vedere più illuminato l'aereo, ok, allora stiamo facendo appunto qualche ripresa più decente. Eccolo qua. Tra l'altro, cose che io scopro così con voi praticamente. Interessante comunque. Io ho paura di volare. E mio zio, mio secondo zio, era pilota, top. Cosa vuoi dire, papà? Fatto nel 52 questo aereo. Nel 52? Ma non il bar, l'aereo. No, l'aereo è stato costruito nel 52. E dopo è andato nel disuso, nel... Se volete imparare una parola in sloveno, facilissima, letalo, facile facile, significa aeroplano. Facile facile, letalo. DC-6B. No, DC-9, DC-6B. Mi sono confuso. E di là praticamente ci sono le scalette, si saliva da là, ai suoi anni. Cioè là entravi praticamente e questi, qui c'erano tutti i tavolini, sì, e là c'era il bar. Il bar. Sì. Che figata. Ok, sei soddisfatto adesso, papà, che si vede meglio qua? Soddisfattissimo. Ok. Perché sennò le ragazze, i follower dicevano, ma non si vede una mazza. Giusto. Ma tu atterri sempre di notte. Vabbè, che ci devo fare. Quindi tuo zio lo pilotava questo aereo, poi ci ha fatto il bar. Eh sì. Ah, ok. Prima di andare in pensione ha fatto il bar, non lo pilotava più. Ah, ok. A tempo perso, no? Ah, ok. Appassionato. Ok ragazzi, adesso vi salutiamo davvero, buonanotte, bacio grande, ciao ciao.